I mormoni, più propriamente chiamati santi degli ultimi giorni, cioè membri della Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni, parlano spesso di restaurazione. E mentre potreste conoscere il termine riforma, un periodo di grandi cambiamenti nel cristianesimo, la restaurazione è una cosa totalmente diversa. Fa riferimento alla piena restaurazione in epoca moderna dell'antica Chiesa di Gesù Cristo, che lui stesso organizzò, come descritto nel Nuovo Testamento. Questa organizzazione restaurata è chiamata la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Subito dopo aver chiamato i 12 apostoli, Gesù organizzò la sua Chiesa per portare la salvezza a tutti i figli di Dio. La nuova Chiesa avrebbe istruito gli uomini e le donne sulla natura di Dio e su ciò che avrebbero dovuto fare per diventare più simili a Lui e ritornare alla sua presenza. Nel Nuovo Testamento, l'Apostolo Paolo spiega che la Chiesa di Gesù fu edificata sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendone Gesù Cristo stesso la pietra angolare. Durante il suo ministero, Gesù insegnò agli apostoli il suo Vangelo e diede loro l'autorità di insegnare la verità e di ministrare alle persone. Questa autorità è chiamata sacerdozio. Dopo la sua morte e la sua risurrezione, Gesù ordinò ai suoi apostoli: «Andate dunque, ammaestrate tutti i popoli». Gli apostoli, ai quali era stata affidata la luce del Vangelo, insegnarono alle persone e condivisero con loro quella luce. Il cristianesimo, la fede in Cristo e la luce del Vangelo cominciarono a diffondersi. Col tempo gli apostoli furono uccisi. Da allora il sacerdozio e la luce del Vangelo andarono persi e le tenebre presero il loro posto. Quel fondamento di verità basato sui suoi apostoli e profeti andò perduto. Anche se la luce dei fedeli del Signore continuò a brillare, il canale ufficiale tramite cui Dio inviava rivelazioni e conferiva autorità per mezzo dei suoi portavoce si interruppe. Quando la luce del Vangelo si attenuò, ci fu confusione e ci si allontanò da molte verità, come profetizzato dall'Apostolo Paolo. Quando parlò della seconda venuta di Cristo, egli disse: «Nessuno vi tragga in errore in alcuna maniera, poiché quel giorno non verrà se prima non sia venuta l'apostasia». I santi degli ultimi giorni chiamano questo periodo apostasia. Il divino ritorno della Chiesa di Gesù Cristo, con il suo fondamento di apostoli e profeti, luce e conoscenza del Vangelo e autorità del sacerdozio, è ciò a cui i santi degli ultimi giorni si riferiscono con il termine restaurazione. Pietro la predisse, dichiarando che ci sarebbero stati tempi di restaurazione di tutte le cose, tempi dei quali Dio parlò per bocca dei suoi santi profeti, che sono stati fin dal principio. I santi degli ultimi giorni credono che per preparare la via a questa restituzione o restaurazione di tutte le cose, Dio ispirò molti dei suoi figli durante il periodo conosciuto come Riforma. Martin Lutero, Giovanni Calvino, William Tyndale e altri cercarono sinceramente di tornare alle origini del Vangelo come scritto nella Bibbia. La luce del Vangelo tornò a brillare, diffondendosi in un'epoca e in un luogo in cui la libertà religiosa veniva incoraggiata. C'erano le condizioni ideali per una piena e completa restaurazione della Chiesa di Cristo. Nel 1820, durante un periodo di fermento religioso nella nuova nazione americana, un giovane contadino, Joseph Smith, si recò nel bosco e si inginocchiò in preghiera per chiedere a Dio dove si trovasse la verità e a quale chiesa dovesse unirsi. La sua preghiera fu esaudita con una visione celeste di Dio Padre e suo Figlio, Gesù Cristo, che gli dissero di non unirsi a nessuna, poiché lui sarebbe stato il mezzo per riportare il Vangelo e la Chiesa di Gesù Cristo nuovamente sulla terra. Nei 10 anni successivi, egli continuò a ricevere luce, conoscenza e rivelazioni. Con la guida di Dio e l'autorità del sacerdozio che aveva ricevuto, il 6 aprile 1830 Joseph Smith e altri 5 uomini organizzarono formalmente la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, realizzando la profezia di Pietro sulla restaurazione di tutte le cose. Quindi, cosa venne restaurato? Tutto ciò che si trovava nella Chiesa originale di Cristo, verità, rivelazione e pura dottrina di Cristo. Furono ripristinati il battesimo per immersione, il conferimento del dono dello Spirito Santo e l'autorità del sacerdozio ricevuta da Dio. Fu una piena restaurazione edificata sul medesimo fondamento di apostoli e profeti, che ancora oggi obbediscono al comandamento del Signore di insegnare a tutte le nazioni. I membri della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni credono che Dio abbia restaurato la sua Chiesa per una ragione molto semplice. Egli ama tutti i suoi figli e vuole che loro abbiano gioia in questa vita e ritornino a vivere con Lui. Attraverso i suoi profeti viventi e le verità della sua Chiesa restaurata, Dio mostra la via. La restaurazione. Cos'è, perché è stata necessaria e come è stata compiuta. Adesso lo sai.